C'era un tempo in cui la città si svegliava per andare allo stadio con pasta e frittata e il frigo bar. C'era un tempo in cui si muoveva la provincia per raggiungere l'ex militare. C'era un tempo e questo tempo è tornato. È tornato il Catanzaro, è tornata la prima squadra della Calabria. Le altre tutte giù, tutte zitte e in silenzio perché siamo tornati e siamo tornati in uno stadio bellissimo, oggi stracolmo, e vinciamo con lo Spezia 3-0. È tutto vero, non sembra vero, ma è tutto vero. Il primo tempo soffriamo, però poi Fulignati para un rigore. Il boato si sente fino a Catanzaro Marina. E allora da quel momento continuiamo a soffrire contro vento, il vento che qui ha fatto diventare famosi chiunque. Nel secondo tempo il Catanzaro entra ed è un'altra squadra. Scognamillo decide che non si passa mai più. Per quelli che hanno fatto la frittata e per quelli che di frittata dovranno campare da qui ai prossimi 15 anni, gliela dà al re, il re si gira, serve Biasci, 1-0 per noi, il boato si sente fino a Soverato, non finiamo più perché Van de Put inizia a fare sombreri, torelli, veroniche, inizia ad illuminare un ceravolo che sì. Stavolta i LED gli funzionano tutti e allora dopo un po' Van de Put batte la punizione, autogol 2-0, il boato si sente fuori provincia, non contenti in una sera così, non può che concluderla Pompetti che tira da 20 metri, fa gol, il boato si sente in tutta la Calabria, è tornata la regina del sud. Rassegnatevi e fatevene una ragione. Bentrovati e bentornati per la seconda puntata, terza puntata di Studio Giallorosso di questa stagione. Ancora a scuola non si va, ma quel bambino che la mamma sveglierà per dirgli vai a scuola, quel bambino si sveglia, prima pensa che c'è il Catanzaro e poi dirà porca troia, mi deve interrogare il prof Gianfranco Giovene. Buonasera, buonasera Gigi. E poi c'è lei, è lei o non è lei, ormai regina della nuova tribuna stampa formato plexiglass e formato call center auricolari per Stefania Scarfò. Buonasera a tutti, e fa freddo nonostante il plexiglass. E allora, signore e signori, siamo tornati? Ci credete? Beh, lo chiedi a me subito. Guarda, forse bisognerebbe davvero dare qualche pizzicotto perché oggi è stata una serata meravigliosa, sia per la cornice di pubblico che c'era al Ceravolo, sia per quello che si è visto in campo. Si fatica quasi a crederci, tanto che per come è stata bella questa serata, un Catanzaro veramente maestoso, sontuoso, che ha saputo soffrire quando c'era da soffrire e che ha saputo poi veramente controbattere ad una squadra, lo Spezia, che avevamo detto alla vigilia era una delle più accreditate, forse quella con più armi a sua disposizione per tentare la scalata diretta. Oggi più che lo Spezia abbiamo visto il Catanzaro straripante, 1, 2, 3, se ci mettiamo pure il rigore parato che qualcuno può considerare anche come un gol fatto, 4-0 potremmo dire, allo Spezia è veramente veramente tanta roba, e l'applauso del Ceravolo è veramente una buonanotte a tutti e sogni d'oro. Guardatelo il giovane, mi è scappata pure la parolaccia prima e me ne scuso, ma ero troppo entusiasta perché, cari signori, anch'io non ci credo, ma adesso in realtà, Stefania, la chiesa è ritornata al centro del villaggio. Sì, sullo stesso tono anche tanti messaggi dei web spettatori che ci stanno seguendo, tantissimi questa sera, nonostante l'ora tarda, ma credo che sia difficile per chiunque stasera andare a dormire con l'adrenalina ancora in corpo. Durante la partita ero seduta vicino a Gianfranco in tribuna stampa, commentavamo, ma stiamo giocando contro lo Spezia o contro la Paganese di turno? È una buona Paganese quella vista oggi al Ceravolo, una buona Paganese allenata da Alvini. E improvvisamente cominciavano discorsi del tipo siamo a 2 punti dal Parma, abbiamo non so quanti punti più della Sampdoria, insomma ho detto discorsi fuori da ogni logica. Che ovviamente noi non facciamo e non ripetiamo perché ci vuole equilibrio, signore. Esatto, ma questo per dirti quanto fosse quasi difficile, insomma, riuscire a credere a quello che a cui stavamo assistendo, perché lo scorso anno ci siamo abituati alla fine ai 3-0, ai 4-0, alle partite vinte dimostrando netta superiorità e quant'altro, ma non eravamo certo abituati a dimostrare la stessa facilità
ad arrivare in gol, ad arrivare in porta contro una squadra come lo Spezia. Questo no, questo non eravamo veramente abituati, a questo mi piacerebbe abituarmi. Cioè fondamentalmente devo ritornare con non siamo abituati. Anche quest'anno non posso cambiare hashtag. Mi rivolgo alla gente da catanzarese e non da giornalista. Sono arrivato molto presto allo stadio, poi voi direte la vostra su questo. Sono arrivato molto presto allo stadio perché volevo godermi tutta l'atmosfera. Non ci credevo e in qualche momento mi sono commosso. Vedere lo stadio nuovo, riammodernato, che si riempiva di tante famiglie e di tanta gente che viene dalla provincia, di tanta gente che vive fuori ma ancora si trova in città per le vacanze. È stato veramente toccante, bello, bello, ho pianto. Avevo il magone qui, e non mi fanno male le tonsille oggi. Però adesso ci vuole equilibrio. Non è vero che noi siamo in Serie A, non è, è possibile che non lotteremo per andare in Serie A. Credo che anche nella partita di oggi, dove se lo Spezia fa il gol sul rigore magari cambia, invece poi nel secondo tempo è uscito un Catanzaro che sul palleggio, sulla qualità dei suoi, è stratosferico. Ogni partita ha una storia a sé. E allora quest'anno, per non commettere l'errore di altri, bisogna avere, o nostri di anni passati, dobbiamo avere equilibrio nelle grandi vittorie come quella di oggi, anche se sto godendo come un suino, così come dovremmo avere equilibrio se dovessero arrivare le sconfitte. Catanzaro, catanzaresi, mi sono commosso, grazie, godiamocela fino alla fine, senza proclami e senza batterci quando arriveranno sconfitte. Ma l'abbiamo detto prima, era bellissimo il colpo d'occhio che c'era oggi al Ceravolo, è stato bello anche quello che c'è stato prima con il corteo degli Ultras che ha raccolto i tifosi e li ha portati proprio lì davanti alla curva, al cuore pulsante poi del tifo. Dici bene quando ripeti e sottolinei la parola equilibrio, perché sarà questa la carta vincente di questa stagione. La deve mantenere la squadra senza fare troppi voli pindarici guardando la classifica, lo deve fare ancora di più la piazza cercando di evitare di andare troppo in là con lo sguardo. Il Catanzaro per ora ha 7 punti e sono 7 punti già, come diceva qualcuno, tanta roba se si considera che 4 sono arrivati con 2 squadre che si considerano sì, forse qualcuno l'abbiamo già messo in crisi dalla prima giornata, la Cremonese ha cominciato a farsi domande già dopo la partita col Catanzaro, però sono 2 squadre ovviamente che puntano al salto di categoria, sono 4 punti strameritati e che fanno bene per adesso alla classifica, però l'obiettivo del Catanzaro deve essere quello di arrivare alla fine guadagnandosi ancora una volta questa Serie B che si è guadagnata lo scorso anno, quest'anno va mantenuta e questo è il primo obiettivo, poi quel che sarà sarà, ci si sta divertendo, speriamo di poterlo fare fino alla fine. Stefania, una tua su questo, no? Perché occhio, entusiasmo non si deve smorzare, perché magari questi risultati stanno arrivando proprio perché la squadra ha quel gap che ha, ci mette l'entusiasmo, la voglia, la fame, la rabbia e questo popolo meraviglioso che lo accompagna. Però equilibrio, secondo me, è la parola, è il verbo, non è un verbo, è la parola da seguire. L'entusiasmo non fa mai male, lo diceva Vivarini al termine della partita con la Ternana, insomma, di come il Catanzaro fosse stato derubato di qualcosa di importante, insomma, della possibilità di giocare quella partita davanti al proprio pubblico. La gara di oggi proprio dimostra l'entusiasmo della gente di Catanzaro oggi al Ceravolo, dimostra proprio quello che intendesse Vivarini. Lo dirà poi in conferenza stampa. Perché è stato qualcosa di eccezionale. Io dicevi tu che ti sei emozionato, hai vissuto, insomma, con tu non puoi capire, Scarpò, perché sei nata e cresciuta agli Amezia. Quindi come mi sono sentito. Non sono nata all'Amezia, proprio vicino. Come mi sono sentito io oggi, ma tu ormai pure, perché oggi vi devo dire una cosa. Ho fatto dei video mentre. Perché esattamente. No, ma dobbiamo spoilerare. Molto prima. Ma dobbiamo spoilerare. Cosa? Hai detto prima della partita, non mi ricordo in che momento, ha usato il plurale magistrale, sì, rivolgendosi al Catanzaro e ai suoi tifosi, lei si è inserita, ha detto noi, non voi, quindi ormai sei dei nostri, Scarfò.
Va bene, stavo dicendo che anch'io sono arrivata con largo anticipo, proprio per vivere un po' quello che era, anche insomma per paura di non trovare parcheggio, a dire la verità, però anche per vivere un po' quella che era l'atmosfera del ceravolo che si riempiva piano piano. E incontrare gli ultras lungo il percorso, mentre si recavano allo stadio, devo dire che ha fatto un certo effetto. No, hai detto una parolina. Il pilorcio. Sì, alla Scarfoglia è venuto il pilorcio! Mamma pilorcio! Mamma. Allora, è bellissimo questo messaggio di Andrea. Vivo a Valencia e lavoro come cuoco. Chiedo scusa ai clienti se ho trattato con i piatti, ma ho Catanzaro prima e tutto. Era buono questo Valencia oggi, no? A proposito, occhio che giovedì facciamo l'amichevole a Steccato. Dobbiamo capire con chi, però diverse squadre potrebbero essere libere per affrontarci. Detto questo, passiamo alla partita. La partita, primo tempo in cui, per tutta la partita il vento la fa da padrona. Quindi nel primo tempo è lo Spezia che ci chiude nei nostri ultimi 40 metri, ci pressa uomo su uomo, proviamo ad uscire ma non ci riusciamo, e nelle situazioni in cui ci riusciamo il vento fa il suo lavoro sporco. Arriva il rigore, Fulignati lo para, la ripresa, tutta un'altra partita. Sembrava veramente, con tutto il rispetto e i complimenti a Spezia, al suo allenatore, alla tifoseria, sembrava veramente una partita dell'anno scorso, dove quindi è mancata la fisicità del primo tempo, tutti ci chiedevamo forse siamo piccolini, nel secondo tempo abbiamo visto che sì, siamo piccolini, però abbiamo tanta, tanta qualità. Ma è la storia del Catanzaro in generale, no? E adesso faccio un raffronto che probabilmente sarà sacrilegio, però il Catanzaro della Serie A affrontava le grandi, l'affrontava da piccolino e gli faceva lo sgambetto. La stessa cosa è successa oggi in proporzione. È arrivato lo Spezia che era arrivato con il suo blasone, con la sua importanza, con la sua rosa anche fatta di giocatori importanti, la maggior parte veniva dalla Serie B. Il Catanzaro anche nel duello fisico sembrava in difficoltà, perché c'era questo mismatch tra la squadra di Vivarini e quella d'Alvini dal punto di vista fisico, gli altri sembravano dei colossi, i nostri quasi sempre dei puffi a confronto, spesso e volentieri i contrasti si perdevano. Dov'è che si è vinta la partita? Innanzitutto il vento ha dato una mano, e questo è innegabile perché nel secondo tempo il vento ha dato una mano, però c'è stata anche l'intelligenza di capire quando lo Spezia stava soffrendo, perché dopo la prima rete il Catanzaro lì ha continuato a battere, non si è fermato, non si è adagiato. Dopo il primo gol è arrivato subito il secondo, viziato magari da un'autorete, poi il terzo. In questo il Catanzaro ha dimostrato la maturità di capire quando affondare un avversario che oggettivamente era più forte, ma che oggi non l'ha fatto vedere. Sei fidanzata con Paolo? O esci con un certo Paolo? No. Che dice che non ti devo interrompere, che sono invadente. Beh, effettivamente Paolo, chiunque tu sia, hai pienamente ragione. Senti, due o tre fotografie di questa partita. Iemmello che dopo il 2-0 si gira verso la panchina, verso l'allenatore, gli fa: non ci dobbiamo fermare, non fermatevi adesso, ancora, 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 che li scattiamo, detto in bolzanese. E poi Vivarini che abbraccia Oliveri e gli parla per diversi minuti prima del suo ingresso in campo. Ti chiedo... Forse l'ha caricato troppo. No, no. Sì. Ti chiedo, c'è anche la vittoria del gruppo, sì, della voglia, sì, oltre sì, che sì, di un tecnico che si sta dimostrando maestro anche in questa categoria. Sì, si sta dimostrando maestro anche in questa categoria, ma guarda, le scelte sono più che mai azzeccate, perché parlavamo di quanto il vento possa aver inciso su questa partita, no? Noi ipotizzavamo che probabilmente questa sera avrebbe dato spazio a qualcun altro dei nuovi, parlavamo di D'Andrea, di Stoppa, ci ha fregato, e invece continua a puntare sull'usato garantito. Oggi ha rischierato dall'inizio 10 undicesimi del Catanzaro dello scorso anno. Ora è chiaro che si affida a giocatori che sanno perfettamente cosa vuole lui e che lui sa perfettamente che cosa possono dare. Ipotizzavo, magari è vero pure che forse ha messo quelli che sapevano già avere a che fare col vento, visto che ce l'avevano contro nel primo tempo. Credo non che so. sapevano cosa fare secondo i suoi principi. Sì. E anche da questo punto di vista lo sloveno si è mosso come lui, molte volte è venuto dentro per prendersi palla sul lancio, sul passaggio di Fulignati, quindi ha già le idee chiare anche Krajnc su quelli che sono i principi del mister. Vabbè, mister, ma mi sembra uno che si integrerà comunque. Sì, senza... il mister su questo non transige, se non sai quello che vuole non ti fa giocare. È chiarissimo questo. Nel secondo tempo poi il vento ha cambiato
chiaramente l'inerzia della partita. Il Catanzaro ne ha saputo approfittare, cosa che non è stato in grado di fare lo Spezia, e ha dilagato. Poi lì è subentra anche una, non lo so, una rilassatezza, una maggiore... Si sono sciolti. Sì, si sono assolutamente sciolti, però senza perdere quella che era quella... Cattiveria, sì, quel mordente, quella grinta che ha contraddistinto la partita e che poi ha portato Oliveri, insomma, a fare quel fallo stupido, perché sì, assolutamente siamo stupido, giovani, come... è giovane. Sì, 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 sì. Oggi glielo perdoniamo. Assolutamente, tu parli, sì. Tu parli di serenità, io direi più di incoscienza, perché è stato un Catanzaro forse incosciente, dopo la prima rete, quasi l'incoscienza della squadra che se la voleva giocare alla grande, con una grande... Sarà tornato l'entusiasmo dello l'entusiasmo, scorso esatto. No, sapete esatto. Cos'è? Secondo me nel primo tempo, al di là del vento, e su questo ho fatto la domanda al mister e poi ascolterete come ha risposto, tu paghi mentalmente il fatto che sei in una categoria nuova, giochi contro una squadra che retrocede dalla Serie A, tu sei venuto su dalla Serie C e ti dici, oh, piano, che questi ci fanno male. Quando invece ti rendi conto che sei andato in vantaggio, è dura durissima, è lunga lunghissima, ma la giochiamo con tutti, hanno iniziato a fare tocchi di prima, ad azzardare, hanno preso consapevolezza. Ecco perché io sono molto fiducioso, anche se rimango in equilibrio, perché comunque è una squadra che si esprime al 50-60%. Perché ci sono solo margini di crescita, perché poi nel secondo tempo, al di là del vento, al di là del loro crollo psicologico, li abbiamo devastati, con Van de Putte che sembrava... faceva quello... Van de Putte, il passaggio di Gemmello su Biasci, le uscite di Scognamillo, ragazzi, sembrava una squadra di categoria superiore rispetto a una che invece si sta per giocare alla Serie A e aveva 4-5 giocatori che l'anno scorso ci hanno fatto 20 presenze in Serie A. Bastoni, Gragoschi, Zuccoschi, ce ne parecchi. Tutti conoschi. Anche Bastonoschi a questo punto. Che poi... Tolomeide! Niente, Tolomeide è morto. Tolomoto. C'era un titolo una volta. Tolomoto. C'era un titolo. Vivo. Una volta. Vivo tra noi. Cosa? Che? Piacere. Buongiorno. Tolomeide, piacere. Tolomeide. Mi dica. Non so. Che ti sei fumato? No, assolutamente nulla. Mi sono arrivato un po' di interviste e ci sto... Lavorando? Lavorando, insomma. Tu le hai viste tutte, quindi, insomma. Sì. Abbiamo... Te lo ricordi un titolo di un giornale dopo una doppietta di un famoso giocatore, famigerato giocatore? Ma scusi, ma che sei, un quiz? No? Te lo ricordi quel titolo fantastico, doppietta di Pompini, come titolò quel giornale? No, non era, non fu una doppietta. No, era una tripletta. Una tripletta. Come si titolarono? Si chiama Pompini questo. Pompini diciamo. A Pompini Raffica. Pompini a Raffica sulla San Margheritese, era Fiorenzuola San Margheritese. E sui pompetti sparati da 20 metri tu che pensi invece? Ma cioè tu mi hai chiamato là dentro, io stavo lavorando e mi hai chiamato per farmi questa domanda. Gran bel gol, non ho capito Oliveri. No, oggi Benino, guarda, mi è piaciuta la squadra, devo dire la verità. Ho Benino. Quasi esultato. Lo stadio ti è piaciuto? Questo stadio discreto, nuovo? Sì, sì. Discreto? Sì. Ma quanti erano i tifosi dello Spezia? 22. 40. 40. 30, mi dicono. 40. Calcola che arrivano venerdì. Quindi un applauso anche ai tifosi dello Spezia, infatti, sono appena partiti, quindi arrivano venerdì. Se sono venuti con i 9 posti, se sono venuti con l'aereo, arrivano tra poco. No, quindi Pompetti da 20 metri. Stavo anche, tra le altre cose, dando un'occhiata alla segna stampa, cioè ma come l'hanno presa i giornali online spezzini, diciamo, la più simpatica, comunque la più il tranquillo titolo è mandate una mail allo Spezia e dite che è cominciato il campionato. Cioè, non l'hanno presa benissimo perché hanno visto chiaramente che nel secondo tempo hanno fatto nulla. Insomma. Già la Cremonese e già lo Spezia, gli abbiamo fatto male. Nel secondo tempo, grazie a Tolomeide, la mette un po' di fisicità di Varini. Perché con Pompetti e Oliveri, che visto dal vivo, ti rendi conto che è uno che è a passo, lasciamo stare quello che ha fatto, a passo, a piede, e Pompetti idem con le patatine fritte, mi verrebbe da dire. Sì, sì. Quindi un po' di fisico l'ha messo, però ha cambiato anche l'assetto tattico, quindi è la seconda volta che la legge e la risolve. La legge la risolve e c'ha gli uomini giusti per leggerla e risolverla, perché come hai detto tu sono entrati benissimo, hai detto di Pompetti e Oliveri, però sottolineiamo anche la prova di Pontisso, ho già fatto una partita eccezionale. Pontisso, quantità, qualità anche nelle giocate, una partita davvero importantissima. Metto ancora un attimo di un pizzico di pepe in più nella discussione. Lo Spezia veniva da un turno di stop.
Sì, oggi non si è visto, oggi assolutamente il Catanzaro forse più fresco nella seconda parte della partita rispetto allo Spezia. Lo Spezia sembrava un po' sulle gambe, vuoi perché era stato tramortito dalle reti, vuoi perché magari non era il tipo di partita che si aspettava o che aveva preparato, però nella seconda parte di gara è uscito alla distanza molto di più il Catanzaro anche fisicamente che non lo Spezia, questo è un dato. Sul cambio è una squadra camaleontica che noi ci mettiamo sempre un bel posto, Stefania ne è testimone, a capire come si schiera 4-4-2, 3-4-1-2, poi alla fine variamo sempre per il modulo di quest'anno, che sarà il 3,5. Questo perché io vi ho costretto, lo puoi dire? No, 3,5. Perché vi ho costretto a dire che non giochiamo di 4, perché siete un benedetto. E infatti non hai ragione tu, però è un 3,5. Esatto, è un 3,5. Si chiama 3 più 1 esattamente. No, 3,5, senza che andavi troppo. Perché lui deve mettere le pagelle, 3,5. Un 3,5. Ardente 3,5. Già sei proprio generoso. Però a parte questo, i giocatori ce li ha per muovere la squadra, per modificarla in corso d'opera. Oggi è entrato D'Andrea, è entrato e ha fatto pure un signor gol Pompetti. È un Catanzaro ben costruito e poi nell'ultima parte vedremo anche come si finirà di costruire, perché si sta anche arrivando al termine del mercato, forse qualche altra pedina si aggiunge. Finalmente. Sì. Sì, perché è noioso, devo dire. Non solo, ma non ha senso cominciare il campionato col mercato in corso. Vabbè, facciamo discorsi. No, noioso non è, dai ragazzi. No, perché tu sei patito, ti piace stare al telefono con i procuratori e ti piace il mercato. E con i procuratori, ma non è... Non è questione se è noioso o non è noioso, è sicuramente inconcepibile, insomma, che si concluda col campionato quando abbiamo questo già giocato 3 giornate. Questo è vero. Difficile, impossibile trovare un migliore in campo. No, oggi veramente, guarda, ce lo chiedevamo prima, cioè, a chi daresti un'insufficienza, a chi non è possibile, perché oggi io non riesco a trovare un giocatore che ha fatto meno bene. Nel primo tempo ti avrei detto forse Biasci, perché gli sono arrivati pochi palloni e quindi controvento, difficoltà a trovare gli spazi e quant'altro. Però poi nel gol. Secondo tempo non solo, ha fatto anche tanto altro, tanto movimento, insomma tanto gioco per i compagni. Quindi veramente faccio fatica a trovare qualcuno che abbia giocato meglio o peggio. Io sono rimasta estasiata da alcune giocate di Van de Putte. A un certo punto si è messo a fare quello che va a Veronica. Al minuto 88 Oliveri, per fare un passaggio semplice, ha deciso di dargliela di tacco, così in mezzo a tre. Lui l'anno scorso giocava in Primavera, questi giocavano in Serie A, però lui ha detto vabbè, sai che faccio? Tac, che c'è? Mi adeguo. Non si sa che sta succedendo e chi sta Cimu facendo. Chi sta Cimu facendo e chi sta succedendo. Detto questo, chi sta Cimu facendo e chi sta succedendo ve lo mostriamo, perché vi diciamo i risultati di giornata e la classifica. Risultati della terza di Serie B, attenzione, che finalmente sappiamo chi giocherà la Serie B, visto che aspettavamo Consiglio di Stato per Regina e l'ok dell'Ecco. Catanzaro 3, Spezia 0. E già questo ti fa capire che la chiesa è di nuovo al centro del villaggio. Ascoli 3, Feralpi Salò 0, tutto normale. Così come è normale che il Parma, uno squadrone, va a vincere 2-1 al foto finish con il Pisa a Pisa. Il Cosenza perde in casa con gol di Abiuso all'ultimo minuto, con il Modena perde 2-1 grazie regia. Bari Cittadella 1-1, il Venezia va a prendersi 3 punti a Genova con la Sampdoria vincendo 2-1, la Cremonese si tira un po' su e affossa, anche se siamo solo all'inizio, la Ternana vincendo 1-0, la Reggiana perde in casa col Palermo 3-1, Palermo altra grandissima squadra da giocare, Como Lecco e Brescia riammessa in Serie B con il Sud di Tirol, che sennò giovane si incacchia. Esatto. Per questa classifica, fermi, non la mandare, guardate che non stiamo facendo né uno scherzo e né è mezzanotte, siamo tutti rincretiniti. La classifica di Serie B KT è esattamente questa, cioè il Parma primo a 9 punti, seguono Venezia, lì
c'è la laguna, e Catanzaro 7, qui c'è il mare, bello, bellissimo. Poi c'è Modena 6, Bari 5, Sud Tirol 4, insieme a Cosenza, Palermo, Cremonese e Cittadella, Pisa, Ascoli 3 punti, poi c'erano 4 squadre a 1, Sampdoria, Spezia e Como e Reggiana, fra il Pisalò e Ternana 0, Brescia e Lecco, 3 partite da recuperare. Con il Lecco il Catanzaro giocherà domenica ad orario da definire. Più tardi ovviamente parleremo anche di questo. A proposito di giornata straordinaria e di chiesa che rientra al centro del villaggio, così bam, si poggia e non si muove più, l'inizio è stato da Pilorcio, perché già alle ore 19 gli ultras decidono per questa prima partita di Serie B di partire dalla sede di Via Paglia ed arrivare in curva con un corteo. La nostra Stefania Scarfò e il nostro Danilo Scalise hanno fatto i video che noi, in religioso silenzio, ci ascoltiamo insieme a voi. Grazie a tutti, grazie di tutto, ci vediamo dopo. Gli Ultras. Allora, stavo dicendo a Giovane, ma come facciamo ad essere così? Soprattutto, volevo rispondere, questi sono gli ultras prima della partita, calmi ragazzi, facciamo i giornalisti, quindi qualcosina in più di voi forse la sappiamo, l'orario è stato già definito così come il campo, ma a Lecco forse non si gioca alle 18:30. E poi il giovane ci spiegherà. Non si gioca neanche a Lecco, si gioca a Padova. Dici. No, perché effettivamente la Lega ha fatto uscire il comunicato come doveva fare per le 18:30 la partita Lecco-Catanzaro, però è molto probabile che il Lecco chieda uno spostamento alle 20:30. La Lega ha dovuto fare questa cosa già per fissarlo, quindi per fissare l'appuntamento in calendario ore 18:30. Valuterà nelle prossime ore la richiesta del Lecco, qualora la dovesse accettare la partita verrà spostata alle 20:30. Se no, l'orario rimane quello fissato per adesso in calendario 18:30. Era un passo fondamentale far uscire il calendario oggi, far uscire già questa prima data e questo primo orario oggi, perché ricordiamo quello che è successo al Catanzaro con la sfida contro la Ternana. Fosse passata la giornata di oggi, non ci sarebbero stati i tempi tecnici per giocare. Quindi si gioca domenica, si gioca alle 18:30 per adesso, poi si vedrà la richiesta dell'Ecco e casomai non dovesse essere accettata, 18:30 a Padova.
Padova che segna brutti ricordi, invece adesso potrebbe segnarne di bellissimi. Lecco che ha a disposizione altri 15 giorni per poter fare mercato, ok? Ha diritto ad un prolungamento, diciamo, ad una proroga sul calcio. Mercato, quindi, giovane è più contento e farà il corrispondente per Lecco, per il calcio mercato, per Brescia, perché lui è felice. E attenzione, potrebbe essere una soluzione importante questa, perché i giocatori che magari non si riescono a movimentare fino alla fine del mercato di adesso, il Catanzaro ne ha due, sì. Chissà che magari il Lecco e le altre squadre, perché non è solo il Lecco, c'è anche il Brescia, ci sono anche le altre squadre, la Casertana in Serie C, la stessa cosa, chissà, magari potrebbe essere un aiuto. Sì, questo è uno spunto molto molto interessante. Ritorna oggi dal primo minuto il tuo Sunas, sì, proprio perché Vivarini ci frega ancora una volta, va sull'usato garantito. Che partita ha fatto Sunas? A me è piaciuta la partita. Vabbè, figurati. No, ma ti dicevo prima, faccio difficoltà, se mi dici trovane uno sotto la sufficienza faccio difficoltà, perché secondo me ha fatto una buona partita, ha giocato bene, si è fatto trovare pronto, cioè io ho visto un Sunas ancora perfettamente dentro i meccanismi di questa squadra, e credo Gianfranco lo sa meglio di me e quindi magari ci dirà che Sunas potrebbe rimanere, anzi rimarrà probabilmente in giallo rosso, sì. Quindi è un'arma fondamentale che va mantenuta nel contesto e va sfruttata quanto più possibile, perché poi non ci dimentichiamo quello che ha fatto lo scorso anno. È vero che è una categoria diversa, che le squadre sono diverse e quant'altro, però è comunque un giocatore che ti permette di fare diverse cose in campo, può svariare. Sunas nasce come centrocampista, come mediano, poi con Vivarini lo abbiamo visto poco fare il mediano, però effettivamente in altre squadre, in altre esperienze lo ha fatto e lo sa fare bene, quindi ti permette di fare tanto, lo abbiamo visto con Vivarini, soprattutto mezzala, spesso anche trequartista, può fare diverse cose e per me è un'arma decisamente in più. La novità di quest'anno è che Vivarini cambia poco sugli uomini nel momento in cui trova la sua quadra, il principio e l'impianto di gioco è come quello dell'anno scorso, ovviamente con delle migliorie. La novità credo che sia sul fatto che a partita in corso cambia un po' prima, cambia molto e cambia assetto. E questo con la Ternana. E oggi ha fatto la differenza. Anzi, anche se oggi, se proprio devo scegliere un migliore in campo, la partita la vincono Fulignati quando pare il rigore e Scognamillo quando fa partire l'1-0. Però poi è tutto un godiamo tutti e vogliamoci tanto bene, tanto bene. Tanto bene, che poi stai godendo e segna Pompetti, è normale che tutto può finire. Hai preso Miranda, è normale che tutto finisce. Curcio, caro amico mio Luca, dovrebbe essere in uscita, proprio il giocatore fondamentalmente alle richieste che ha non si accontenta, insomma, non vuole, anche se in uscita, non vuole accasarsi da altre parti. Ecco perché Vivarini non l'ha schierato. Gista, sei tutto troppo bello, pure tu, grazie, sono più bello anch'io. Se cortesemente possiamo vincere sempre così, non per altro, non che mi interessa il canale, così io sono più bello, ecco. Non che io tifi, assolutamente, si vede che sono imparziale, ma proprio sì, sì. Allora preparatevi, sì. Una domanda a testa, uno e due per me, visto che sennò faccio sempre le domande io. Ma saresti il conduttore? Qui siamo tutti conduttori, la sappiamo. Tolomeide, nel frattempo ci vediamo Vivarini. E quando vi dico equilibrio, guardiamo al nostro allenatore, che anche oggi, ve lo giuro, è di una calma che fa paura. Serafico, tranquillo, pacifico, come se avessimo vinto 1-0, in amichevole, col Sersale. Vivarini. Primo tempo, lo Spezia è una grande squadra, L'anno scorso stava in Serie A, c'ha giocatori di Serie A, e è stata molto brava nella pressione, perché al di là noi abbiamo chiaramente avuto una difficoltà nel primo tempo, perché il vento dava al loro gioco la possibilità di guadagnare campo. Perché? Perché nel momento in cui poi noi dovevamo giocare, loro sono molto molto bravi sulle aggressioni, noi lo sapevamo. L'avevo detto anche ieri, è una squadra organizzata molto nella fase difensiva, è organizzata molto sulle pressioni, pressavano con un'intensità altissima, di conseguenza
ci guadagnavano poi campo facilmente, perché grazie al vento, tant'è vero il rigore è stata una palla ributtata proprio grazie al vento, si è fatto superare la linea difensiva, quindi chiaramente il vento ha condizionato un po' il primo tempo, però noi siamo stati molto bravi perché abbiamo mantenuto compattezza, abbiamo mantenuto umiltà, abbiamo concesso chiaramente qualche punizione, qualche situazione importante per loro, però abbiamo sempre cercato di ripartire con combinazioni diciamo giuste, e anche il primo tempo ci siamo disimpegnati anche molto bene e abbiamo superato la pressione più difficile che potevamo ricevere e l'abbiamo fatto secondo me con qualità. Secondo tempo poi chiaramente nel momento in cui loro non avevano la possibilità di guadagnare campo con le palle lunghe il discorso è stato molto più semplice, abbiamo preso in mano la partita, li abbiamo messi lì e poi chiaramente è venuto fuori e sono contento l'individualità di questa squadra che anche in questa categoria si stanno facendo rispettare. Mister, celebriamo di solito, no, gli attaccanti, coloro i quali fanno grandi azioni, grandi gol. Oggi però vorrei che lei spendesse due parole per un ragazzo come Scognamillo, no? Che oggi è stato, secondo me, cioè, il gol nasce da lui, e proprio la vittoria secondo me nasce da lui, nasce anche dalle sue chiusure. E, insomma, mi piacerebbe che dicesse due parole al proposito. Ma guarda, poi a parlare di Scogna, guarda, solo dire il nome suo mi viene da ridere, perché è un ragazzo troppo, troppo positivo, troppo simpatico e poi troppo attaccato ai colori giallorossi, quindi di conseguenza è l'anima di questa squadra. E la persona, però mi dispiace parlare di una persona sola, perché quel ragazzo che giustamente rallegra lo spogliatoio, quel ragazzo che dà, che voglio dire, io sono molto contento per lui che si sta prendendo una grande soddisfazione in questo campionato, perché io glielo dicevo l'anno scorso che è un peccato che non abbia fatto, diciamo, negli anni i campionati più alti della Lega Pro, ha avuto un'occasione, mi sembra col Trapani, non mi ricordo bene. Però è un giocatore che ha tutte le potenzialità per essere un difensore di livello. Mister, due cose. La prima, al di là dell'aspetto tattico e del vento che, come ha spiegato, ha condizionato la partita, anche mentalmente mi pare di poter capire, non so se mi dà ragione, il secondo tempo la squadra è sembrata più libera, no? Più convinta, ha preso quella consapevolezza e poi in scioltezza ha giocato in quel modo. La prima cosa, quindi se mentalmente la squadra inizia a entrare in categoria. La seconda, guardando il primo tempo, dove secondo me Catanzaro non ha demeritato, perché comunque ha subito pochissimo, ti viene da pensare, forse per le squadre top siamo poco fisici, e invece poi viene quel secondo tempo. Che mi dici? Ma guarda, io penso che la spiegazione l'ho data prima, perché noi lo spirito della squadra era molto alto anche nel primo tempo, altrimenti se no prendevi gol. E lo Spezia è una squadra superiore alla media di questo campionato, è una squadra forte, poi è anche molto organizzata, perché comunque venire fuori dalle loro pressioni, se non avevamo lo spirito alto nel primo tempo, tu sopperivi, magari perdevi un pallone, ci prendevano, invece siamo stati. È sempre una questione di vento, una questione di forza e di incapacità da parte loro nel riguadagnare campo nel secondo tempo. E quindi di conseguenza l'impressione è che dominavamo nel secondo tempo, però era dovuto più che altro, loro avevano poco soluzioni per venire fuori dalle nostre pressioni e quindi di conseguenza è diventato un po' tutto più facile nel secondo tempo. Sì, mister. La fisicità purtroppo si è visto nel primo tempo, la fisicità purtroppo noi dobbiamo essere molto attenti, perché poi abbiamo anche magari tanti giocatori con pochi centimetri, però poi dobbiamo essere bravi a sfruttarli nella velocità, nella tecnica che secondo me la squadra poi ha. Però secondo me nel primo tempo anche, vedi, con il gioco sporco, con le palle lunghe, la fisicità loro si è fatta sentire.
Secondo me Vivarini è abituato e noi no, perché è troppo tranquillo e grazie a Dio allena lui. Detto questo, Stefania, ti pongo la domanda che ho posto a lui, soprattutto ti chiedo cosa pensi della sua risposta, no, sulla fisicità che ci manca e superiamo dall'aspetto tecnico. Ne abbiamo già parlato. Secondo te sarà sufficiente? Ne abbiamo già parlato in occasione della partita con la Ternana, sì, del fatto che il Catanzaro purtroppo da un punto di vista fisico è indietro rispetto a molte squadre della Serie B, perché la Serie B rispetto alla Serie C è in questo davvero un altro mondo, perché i giocatori sono tutti con una fisicità imponente, sembrano giocatori di Serie A, insomma, si vedono in Serie A tante volte questi giocatori. Il Catanzaro però come... Serie A di rugby. Il Catanzaro però riesce a sopperire con la tecnica, con l'organizzazione di gioco più che con la tecnica, perché la tecnica grosso modo ce l'hanno tutti i giocatori di Serie B, una certa tecnica, insomma, una certa qualità ce l'hanno tutti i giocatori. Però il Catanzaro riesce con l'organizzazione, in questo è bravo lui, non l'ha detto con l'organizzazione, con la manovra, perché si sarebbe preso dei meriti. Solitamente cerca di non prenderseli, ma è chiaro che sono meriti suoi, perché il Catanzaro è con questo che sopperisce la fisicità dei giocatori e della Ternana domenica e dello Spezia oggi, perché altrimenti sarebbe insomma, verrebbe messo alle corde, mi sembra chiaro. Però la tecnica c'è dei giocatori, oggi l'hanno dimostrato, ma soprattutto riescono con l'organizzazione, con la compattezza, con quel sapersi trovare e cercarsi a venirne fuori alla grande. Sposo in pieno il tuo pensiero, sposo e non solo il tuo pensiero. Lo sposo. Ah, ok, quindi se volete che io sposi la Scarfò, fate pollice su. Giovane, c'è stato un passaggio in cui Vivarini oggi ti ha particolarmente colpito, un passaggio che, secondo, visto che tu sei uno di quelli che tra le righe riesci sempre a cogliere e prendere la notizia. Guarda, a me più che altro oggi ha colpito, sai che cosa? Il fatto che fosse estremamente lucido, come se avesse vinto una partita stranormale. E in realtà lo sappiamo bene, oggi di normale non c'è nulla, perché rifilare 3 gol allo Spezia... Finalmente, mi sentivo solo ad essere normale, invece siamo tutti anormali. No, non c'è nulla di normale, è veramente una serata magica, non siamo solo noi a dirlo, è veramente una serata magica, però sentire Vivarini con il suo tono tranquillo, disteso, equilibrato come sempre, ti dà anche il polso della situazione. È tornato un po' il Vivarini dell'anno scorso, quando c'erano 12.000 milioni di punti di distacco dalla seconda, però diceva però ancora dobbiamo crescere, dobbiamo ancora lavorare, eccetera eccetera. È la chiusura perfetta di una serata perfetta. In campo si è visto un bel Catanzaro, sugli spalti si è vista una città intera a sostenere la squadra, e poi c'è questo Vivarini che riporta tutti alla calma con una lettura tecnica della partita, si limita al tecnico. A me è piaciuta la lettura che ha dato della partita, che è stata proprio lineare in tutto e per tutto. Poi, se mi vuoi chiedere qualcosa di te lo stai chiedendo da solo, chiedetelo. Me lo chiedo tanto l'orario è quello, è Marzulliano, mi faccio la domanda, una domanda e mi do la risposta. Mi è piaciuto come ha affrontato l'argomento che aveva tirato fuori il buon Antonio Ciampa di Scognamillo, e ha detto già il solo nominarlo mi viene da ridere, quindi questo è il valore di Scogna all'interno dello spogliatoio, che è Fradm, come dici, sì. Fradm, che è effettivamente un valore importante. C'era qualcuno anche nella web chat che diceva prova monumentale di Scognamillo, il gol parte da lui, assolutamente vero, ma non solo il gol. Spesso in queste prime due giornate l'abbiamo un po' criticato per quelle che potevano essere degli errori, prime due giornate di campionato e Coppa Italia, magari c'era qualcosa che non era andato per il verso giusto, e qualcuno, magari anche dei tifosi, in web chat era uscita la famosa frase forse non è da Serie B. La partita di oggi ha messo le carte in tavola. Scognamillo non solo è da Serie B, ma è forse una delle pedine trainanti di questo Catanzaro, ed è, questa è una cosa importantissima sottolineata da Vivarini, attaccato ai colori giallorossi, un fattore in più. Tolomeide, il nuovo tormentone, quasi lo lancia Giovane, io lo devo rifare perché lui non sa. Però il nuovo tormentone è bello, niente di normale. Come ti benissimo, va? Benissimo, lo scrivo da calda pennello? Sì, lo scrivevo da tutte le parti, anche visto nel bagno di Canzaniforma. Sì. Niente di normale. Col pennello. Finisce così 3-0 e il Catanzaro vola a 7 punti.
E questo si sente fino a Como, dice qualcuno, sì, perché poi se c'è una cosa che abbiamo capito con questa trasmissione, anche in quest'estate, che è particolarmente emozionante anche per chi vive fuori, no? Eh sì, certo, ma oggi immagino ci fossero ancora tifosi provenienti anche da fuori regione, insomma, quei catanzaresi che vivono fuori ma che ancora si trovano a Catanzaro in Calabria per, insomma, per vacanza, perché sono tornati a trovare i propri parenti. Forse ancora qualcuno oggi c'era, forse. Ce ne saranno di meno nelle prossime settimane, ma ci saranno in giro per l'Italia. No, io credo che ci saranno di meno loro, ma no, saranno di più no, magari dalla provincia o dalle famiglie, apporteranno anche le mamme, le nonne e i nonni per riempire. Comunque, a proposito di quello che dici... Quanto è carino quel fatto, ti prego, scusami. Cosa? No, il fatto che i distinti, il primo posto è praticamente seduto vicino a Vivarini. E sì, molto, peccato che ci sia lo steward a protezione degli allenatori, altrimenti ne vedremmo delle belle. E, a proposito di quello che dicevi in apertura di trasmissione, del panino con la frittata e quant'altro, oggi incamminandomi verso lo stadio proprio, ho trovato una situazione simile, insomma, due signori non giovanissimi, insomma, anzianotti, con le sciarpe, fermi su un muretto con la borsa frigo, aprivano la borsa frigo e mangiavano. Ma guarda che io non dico mai, mai stronzate, eh? Io dico sempre così. Andiamo avanti. Se fossi stata una grande giornalista, avresti immortalato quel momento. Perché quella è tradizione, quello è significato. Ma invece siamo stati dei bravi giornalisti, siamo andati lì, abbiamo condiviso con la famiglia. Ha sparato il paninazzo del signore, no? Ma proprio non ne vuoi sapere di metterti a dieta. Perché dovrei, Ha portato così bene l'anno senza dieta. Mangia, l'anno scorso. Mangia. Chi se ne frega. Tanto non c'è niente di... Normale. Niente di normale. Allora, ce li vediamo Pompetti e Biasci? Perché non li ho ascoltati nemmeno io, perché sono andato via prima per venire qui in trasmissione. Quindi, a proposito di quello che dicevamo, stasera ero al Ceravolo, riparto domani per Monza, felice. Ciao Monza. È bello poi il fatto che invece nelle trasferte parecchie al nord, questa gente darà voce ai tifosi del Catanzaro nella curva ospite. Vediamo Biasci e Pompetti? Sì, perché sono molto curioso visto che io non li ho ascoltati. Biasci e Pompetti. No, è stata una bellissima emozione ritornare oggi nel nostro stadio con tutta la nostra gente, è stato bellissimo, penso che fin quando al riscaldamento, quando siamo entrati, in noi è entrato una carica agonistica clamorosa, perché avevamo voglia di tornare qua, avevamo voglia di fare bella figura, avevamo voglia di far vedere quello che abbiamo conquistato sul campo l'anno scorso e far vedere che possiamo giocarcela con tutte le squadre, perché lo Spezia era una grande squadra. Per il gol sono contento, è stata una bellissima emozione. Ciao Tommaso, Andrea Celemagno, Gazzetta del Sud e Gazzetta dello Sport. Intanto torniamo indietro e mi spieghi l'esultanza con Van de Put che hai fatto a Lecce, se lo puoi dire. Sì, no, è stata un video che ci siamo mandati prima due ore prima della partita, credo. E allora io ho scritto a lui nuova esultanza sbloccata, poi è andata che io ho fatto gol, il secondo gol, quando lui è andato, ha fatto rigore, mi è venuto in mente, io ho fatto questo gesto e lui subito ha ricambiato, quindi oggi abbiamo rifatto subito. Poi la B l'avevi assaggiata giovanissimo e comunque pochissimo, ci sei arrivato a 28 anni, che comunque è il pieno della maturità di un calciatore. Prime tre partite, subito due gol, come già avevi fatto l'anno scorso. Che si prova? No, sicuramente a livello personale è una cosa bella. Ovviamente noi siamo concentrati sulla squadra, che soprattutto che questi due gol abbiano portato alla vittoria è stata una cosa ancora più importante. È bello, bisogna continuare così. Cerco di ripetere quello che ho fatto l'anno scorso a livello personale, ma soprattutto ci interessa a livello di squadra fare questo tipo di prestazione, perché oggi penso che abbiamo fatto una partita, nonostante il primo tempo avessimo giocato col vento contro, penso che anche nel primo tempo abbiamo fatto la nostra partita, poi nel secondo tempo penso che non ci sia stata partita. Innanzitutto grazie, buonasera a tutti. Sì, sono molto contento per questa vittoria, perché veramente, diciamo, è stata meritata. Siamo stati bravissimi nel primo tempo, secondo me molto di più che rispetto al secondo, perché era molto, molto difficile la partita nel primo tempo. Loro sono partiti molto, molto forte,
come noi ci aspettavamo, abbiamo tenuto botta e il secondo tempo abbiamo appena avuto diciamo, l'occasione per far gol con Tommy, ci siamo riusciti e poi da lì diciamo, è stata tutta un'altra partita, ci siamo sciolti secondo me anche un pochino di più, abbiamo preso il pallino del gioco e poi abbiamo fatto il secondo e il terzo gol e potevamo secondo me anche fare il quarto con qualche contropiede. Pompetti, siamo fuori. Eccoci, scusateci. Pompetti dà ragione un po' a me e un po' a Piparini, cara Stefania, perché dice ci siamo sciolti dopo il gol, quindi un po' c'ho ragione io. E poi dice dà ragione a Piparini, siamo stati più bravi nel primo tempo che non nel secondo. Ma è vero, perché la partita, complice il vento, era più difficile nel primo tempo, comprensibilmente, perché il vento era contrario, quindi ti impediva di prendere campo e di fare il tuo gioco, e c'era invece lo Spezia da un'altra parte, che comunque c'è anche un poco di timore reverenziale, non ci dimentichiamo che dicevamo prima, il Catanzaro che ha cominciato la partita di oggi era per 10 undicesimi il Catanzaro che ha vinto il campionato di Serie C, quindi giocatori che hanno fatto la Serie C lo scorso anno contro molti giocatori che avevano fatto la Serie A lo scorso anno, quindi forse un pochino di timore reverenziale all'inizio c'è stato. Il vento contro, sicuramente era più difficile da approcciare il primo tempo che non il secondo. Nel secondo sai già chi hai davanti, hai già preso le misure in un certo senso all'avversario e hai il vento a favore. Quindi trovato il gol, appunto, poi è venuto tutto più facile. Senti, diciamocelo pure Gianfranco, in molti si saranno chiesti, chissà se Biasci anche in Serie B avrà questa facilità di far gol e di fare gioco. Ha risposto lui. Guarda, sì, era uno degli interrogativi che ci si era posti alla fine della scorsa stagione, prima di questa qui, quando ancora anche il mercato era agli inizi, agli albori, si cominciava a fantasticare su quale pedina potesse arrivare, eccetera, eccetera. Magari si pensava al sacrificio di Biasci per far arrivare uno che magari la B l'aveva già vissuta, era stato un po' più esperto, un po' più scafato anche per la categoria. Biasci non è mai stato nella lista dei partenti, come invece nel rapporto è stato Curcio. Se proprio tra i due doveva essere fatto un sacrificio, è sempre stato chiaro che il Catanzaro l'avrebbe fatto per Curcio e non per Biasci. Il mister lo ha sempre voluto, lo ha sempre difeso anche quando le critiche ci sono state, anche dopo la prima, per esempio dopo la prima partita con la Cremonese, qualcuno come per Scognamilla aveva detto un Biasci un po' appannato, sì. Però poi la risposta è stata evidentissima con la Ternana, il gol, oggi con il gol, è una di quelle pedine che al Catanzaro fa bene e che effettivamente sarebbe un errore anche pensare di cambiare. Sul mercato secondo me si è agito molto bene in attacco e la conferma di Biasci è stata assolutamente un passo importantissimo. A proposito di tifosi al nord, salutiamo il Catanzaro Club Bologna che ce lo chiede spesso e io spesso mi dimentico, quindi me ne scuso, avanzate un saluto, ciao. Il Club Bologna, mi raccomando che le trasferte si fanno vicine per voi. La prossima si va a Padova di domenica, dovrebbe essere 18:30, ma ancora non è ufficiale. E quindi che facciamo? Andiamo al prossimo turno. Sarà Lecco Catanzaro, ma non solo, perché la quarta prevede anche Palermo, Feral, Pisalò, Cremonese, Sampdoria, Modena, Pisa, Spezia, Como, Città della Venezia, Ternana, Bari, forse già un primo campanello d'allarme per Lucarelli in caso di sconfitta, così come per Pirlo se dovesse perdere a Cremona, Parma Reggiana, Brescia Cosenza, Ascoli Sud Tirolo. Io non voglio dire niente, però occhio a Parma Reggiana, che è una partita bella calda, c'è il campanilismo. Occhio anche a Brescia Cosenza, c'è anche Brescia Cosenza che rientra da dove era uscito. Esatto. Insomma, davvero degli incroci stranissimi, il destino ci ripropone. Dovrebbe essere a porte chiuse, immagino. Sì, visto quasi sicuramente. Quasi sicuramente. Brescia e Lecco che così oggi vengono a sapere che domenica giocano. Buonasera, domenica giocano. Diciamo che niente era abbastanza prevedibile, diciamo, normale. Dai. Niente di? Normale. Per loro è il debutto, per loro è l'esordio. Questo secondo te è un vantaggio o uno svantaggio per il Catanzaro?
E va visto, va misurato poi sul campo, è difficile a dirlo. Secondo me potrebbe essere più un vantaggio per il fatto che il Lecco ancora non si è costruito effettivamente in attesa, mentre il Catanzaro non solo ha avuto il tempo di costruirsi sul mercato ma anche di rodarsi in campo, quindi questo può essere un vantaggio. Però attenzione, perché il Lecco nessuno lo dava come squadra favorita ai playoff, invece è arrivata alla fine. Sta mantenendo per adesso l'ossatura in attesa di quello che dovrà essere poi i 15 giorni aggiuntivi di mercato. Le sorprese poi nel calcio, siamo abituati, ci possono essere sempre, però se il Catanzaro è quello visto oggi con lo Spezia, la qualità, la quantità, sarà una bella partita. Magari il Catanzaro potrà fare anche questo turno delle cose da applausi. Non abbiamo avuto il tempo di caricare dei video di fine partita, ma Bivarini rimane ancora in panchina, Foresti va sotto la curva e la curva gli dedica un coro. Due caratteri diversi. Non si fate, com'era la canzone? Due caratteri, Tolomeide, com'era la canzone di Celentano? Te la ricordi? La commina. Sì. Ma che sono diventato l'esperto di musica. Due caratteri, cioè, diversi. No, prendo un fuoco facilmente. Mai saputo in vita mia, cioè proprio, la sapete in due, niente di normale, niente di normale. Però Foresti, acqua e sale, com'è che si chiama? Sì, acqua e sale. Però Foresti sente il bisogno di andare sotto la curva oggi, e la curva gli dedica un coro, e la curva per dirigente, allenatore, giocatori non è troppo. E oggi c'era stato anche lo striscione per Mazzone, per Foresti, per Mazzone. Quindi quando dedicano un coro vuol dire che sei catanzarese d'adozione. No, ma dopo quello che hanno fatto lo scorso anno, io sfido, insomma, chi non è entrato nel cuore dei catanzaresi. Dopo la stagione dei record dello scorso anno, immagino anche il magazziniere. Anche tu. Chi si occupa del campo, non lo so, chi taglia l'erba. Sì, tutti, sì, sì. Tutti immagino che siano entrati nel cuore dei catanzaresi, quindi figurati uno come Diego Foresti, che tra l'altro è un personaggio che si espone molto nel bene e nel male, no? E un altro come Vivarini, che è stato osannato anche prima dell'inizio della partita. Sì, 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 sì. Sì, Fabio, non ti preoccupare che dalla prossima faremo vedere anche le interviste degli allenatori avversari, che oggi non abbiamo fatto perché poi ci fate il cazziatone che non ne siamo puntuali, ma noi la partita è finita alle 10:30, 11:20, aspettiamo gli allenatori che sono arrivati ancora una volta in ritardo, facciamo le interviste, scendiamo e praticamente dopo due minuti dobbiamo partire. Siccome è facile muoversi sì. Dentro Catanzaro, trovare parcheggio, spostare la... Proposto ottimissimo, cioè possiamo venire tranquillamente, sì. Tanto non c'è niente di normale, quindi veniamo tutti quanti a piedi, con la navetta, sì sì sì. Tolomei, abbiamo concluso? Ma direi di sì, forse possiamo andare a nanna, capite? Sì, niente sì. Di normale, però dovremmo dormire. Sai? E chi dorme stanotte? Chi dorme, caro Tolomei? Ma io una mezza idea ce l'avrei, io l'intenzione ce l'avrei, poi... Vabbè, poi canzone, ho un'idea, leggevo, questa canzone, visto che... Ammetti che poi ti sveglierai in 2 ore per la prostata, dai! Vabbè, dai, non ti si può nascondere niente, te guardi. Allora, grazie alla regia di Danilo Scalise, grazie al grande Tolomeide, grazie a Gianfranco Giovani che è già proiettato ad orari scolastici. Mancano 2 giorni. Sì, sì, mancano 2 giorni. E poi il 14 li ammazzi tutti, no? No, vabbè, prima ci sono questi 2 giorni da prova, poi Lele va all'asilo, quindi cioè, andiamo piano. Una cosa, vediamo. Grazie Gianfranco, grazie Stefania. Grazie a te Gigi. Ci vediamo domenica qui dopo Lecco, certo. O dopo Padova, per l'esattezza. E grazie soprattutto a voi, ci vediamo qui domenica, non sapremo a che ora, a seconda della partita, godiamoci il momento, con tanto, tanto equilibrio, tanto in un caso o in un altro, in questa città. Non c'è niente di normale, ma è così che siamo ritornati al centro del villaggio. Ciao!